Salve a tutti ragazzi, bentornati su Break to Play, rieccoci qui con Tropico 5 nella nostra Bao Bao. Cerchiamo di espandere l'economia di questa cittadina, di renderla un vero polo di felicità, di riferimento, un punto di riferimento nei Caraibi. Dunque, allora, guardiamo un pochino dove eravamo rimasti. Intanto siamo molto in negativo, vediamo il commercio attualmente, cosa stiamo facendo? Niente, ok. Allora, potremmo esportare i tronchi, degli assi, prodotti industriali, non possiamo esportare il ferro, non possiamo. Non abbiamo grandi opzioni di esportazione, non mi ricordo cosa stavo coltivando, forse cacao o caffè, esatto, maledizione, io naturalmente coltivo caffè e è pieno di esportazioni di cacao. Qui c'è un'esportazione di tabacco se vogliamo, in caso. Andiamo a vedere. Nope. Gioielleria e sigari. Potremmo andare a costruire una fabbrica per produrre i sigari, però per adesso lasciamo così. Ok, intanto ci hanno inviato un po' di soldi, velocizziamo. Ok. Allora. Siamo a meno 6.800, meno 7.000, comunque abbastanza alta la nostra spesa. Ci sono delle proteste intanto. Questa è la prima volta che incontriamo delle proteste in questa partita. Andiamo a vedere. Trattiamo. Compagno presidente, Costruisci temo una che il. clinica, va bene. Nuova struttura clinica, va bene. La costruiremo da queste parti. Perché no? Allora andiamo nell'assistenza sociale in media. Andiamo a sputtanare un po' di soldi, visto che adesso potevamo costruire qualcosa. Ovviamente i nostri cittadini vogliono qualcos'altro. La costruiremo qui, anche perché poi qua dietro andremo a mettere altre case. La nostra segheria qui sta lavorando a norma. Sì, molto buono. Ok. Allora. Intanto c'è un Presidente! signore del crimine, andiamo a esiliarlo. Vediamo se riusciamo a prendere qualche soldino dalla sua famiglia. Due degli ufficiali, fermi, degli ufficiali tradito, maledetto. Ok, comunque non abbiamo preso dei soldi da questo tizio. Qui andremo, dunque, possiamo. Quello era grano, se non sbaglio. Possiamo andare magari a costruire un'altra piantagione di grano. Vediamo se riusciamo a vedere. Ok, praticamente ovunque. Mettiamola qui. Qui così non riusciremo a collegarla, probabilmente così allora tocca farla. Ok, poi andremo a mettere una strada. Che va a prendere questa, la porta su fino a qui, qui fa una curva e si ricollega qua. Ok, e in questa maniera avremo un'altra piantagione di grano. Dunque questa qui è piantagione di caffè, questa abbiamo visto di tabacco. Vedremo di migliorare la nostra industria, ragazzi. Dunque c'era scritto degli ufficiali traditori, non sono riuscito a finire di leggere, poi vedrò cos'era. Dunque, commercio, però dobbiamo esportare qualcosa. Possiamo esportare l'oro? Nope. Rum e sigari. Caffè, perfetto. Aggiungiamo una, due e tre navi a questa cosa. Nel frattempo poi vedremo magari di esportare dei prodotti lavorati. Ok, il caffè comunque è un ottimo prezzo. Abbiamo due piantagioni di caffè in questo momento, sì. Dunque, qui abbiamo una miniera di bauxite. La nostra fonderia sta lavorando? Sì, vedete, sta producendo un output di acciaio. Andiamo a vedere nei potenziamenti. Non possiamo fare niente. Ah, no, possiamo fare la fonderia fusione. Genereremo il 30% inquinamento in più, però. Vabbè, questo vedremo poi se farlo o meno. Intanto il signore del crimine ha raggiunto la nave che lo porterà via. Dunque, guardiamo nell'almanacco. Dunque, nella felicità per cibo, no, no, si vedeva da popolazione morti, una, per fame, ok, tutte per sanità come vedete, quindi dovremo appunto implementare questi servizi sanitari. Questo non so se li avevamo aumentato, li avevamo messo in miglioramento, possiamo migliorare anche questo se abbiamo i soldi, yes. Andiamo a meno 8.000, ok, quindi. Va bene, abbiamo due missioni, Se andiamo dopo a vedere. aver parlato con i ragazzi dell'asse ti fischiano le orecchie e se non ne puoi più di sentir cantare dei bavaresi ubriachi, sappi che abbiamo un'alternativa. Ok, allora, se spelliamo l'asse all'ambasciata,
potremmo guadagnare 5.000 e migliorare i rapporti con gli alleati, ma vogliamo tenere l'asse nell'ambasciata, non I ci bulla nostri lasciamo amici perdere. amanti dei discorsi gridati vogliono stringere Ok, un'alleanza. perfetto. Presidente, abbiamo scoperto. Allora, possiamo fare un'alleanza con l'asse a norma. No, dobbiamo lodarli prima, come vedete, richiede 80 di... Oh, ok, sono un idiota, va bene, dovrei aver completato la missione. Va bene, non volevo fare questo però. Espulso un mese fa, dovremo aspettare qualche mese prima di invitarlo. Intanto andiamo a vedere nell'almanacco come funziona a livello globale, perché non me lo ricordo. No, a livello globale, detto globale. 48-51, come vedete. L'asse non gli è piaciuto il fatto che l'abbiamo buttata fuori, ovviamente. Potremmo però andare a costruire un'altra ambasciata. Dunque, i nostri soldati in questo momento sono reclutamento, quindi tutti i cittadini sono soldati. Per formare i soldati ci vogliono queste, in pratica, cioè se andiamo qui, le aserme troppo forniscono un flusso costante di eroe, ok, fornisce, ah no, fornisce una squadra di fanteria, a quanto avevo capito questo qui ci dava la possibilità di addestrare i soldati. Allora, a quanto pare basta la scuola per addestrarli. Qui, la scuola, ok, questo lo sblocchiamo più avanti. Nel giornale, non possiamo permetterci la spesa. Possiamo dare sicuramente un tabloid, che potrebbe essere buono, invece di avere dei laureati avremo dei semplici diplomati a lavorare qua dentro, però per adesso non possiamo farlo. Andiamo a velocizzare intanto. Guardiamo la felicità della nostra isola, dunque molto bassa quella della religione. E quella dell'intrattenimento. Vedremo di risolvere questa cosa. Allora. Per quanto riguarda la religione, dunque, questo qui c'era una casa probabilmente. Qui c'è uno spazio per queste case. Scusate. Perché questa casa è qui? Dovrebbe essere. Boh, Presidente, abbiamo. vabbè. Abbiamo sbloccato la base militare nel frattempo, potremmo anche andare a costruirla perché vogliamo avere una bella discreta forza militare, ragazzi. La costruiremo proprio qua, nella via principale della nostra isola. Yes. Ok, allora. Intanto abbiamo delle nuove ricerche disponibili, andiamo a vedere. Possiamo cercare il socialismo, sicurezza sociale, programma di alfabetizzazione, il bacino di carenaggio, molto utile. Sì, direi di fare questo e poi andremo a ricercare socialismo, le tangenti, la contabilità e la fabbrica di gioielli. Ok, perfetto ragazzi. Allora aspettiamo, intanto la nostra approvazione è al 59%, abbiamo 4.000 in saccoccia anche dopo la costruzione di villa. Guarda, sto guardando queste case, sono tutte sballate come vedete. Andiamo a demolirle e a rifarle. Investiremo un po' di questi soldi perché non ho capito perché ci hanno messo lì. Vabbè, potremmo anche fare direttamente delle case popolari. Questa, ok, perfetto. Andiamo a vedere se riusciamo a posizionare delle case popolari per così. No, ovviamente, ma per così sì. Ok, le mettiamo qui. Qui c'è una vi. Oh, ragazzi, qui c'è successo qualcosa di brutto. Ci ha spostato tutti gli edifici in giù. Solo lì però. Guardate, cioè c'è anche la villa è dentro alla biblioteca in pratica. Perché la biblioteca si è spostata, non dovrebbe essere lì la biblioteca. Boh, vabbè. Vediamo di costruire anche delle case di campagna per quelli a cui abbiamo disintegrato la casa adesso. Te dovresti essere più qua. Anche te sei messa male. Forse l'ha spostata all'onda. Oia, che casino. Abbiamo trovato i primi bug, diciamo, nel gioco. Facciamo delle case normali qui, ok. Ok, siamo a meno 5.600, abbiamo messo nuove case per i nostri cittadini. Andiamo, dunque, investiamo prima di tutto nella religione, direi. Quindi meno 7.000 non riusciremo a farla, una chiesa, esatto. Però vedremo di farla magari subito qui accanto a questi parchi, o qui accanto alla base militare. Ok, dunque, qui non possiamo fare niente, è già piena, perfetto. Avremo i nostri carri armati, qui c'è un No, no, tizio, no. signor del crimine, no, tranquilla. Andiamo a esiliarla.
Dunque, meno 5.000, 8, la chiesa ci costa 7.000, tipo una roba. No, 5.007, ok. Allora, aspettiamo di avere i soldi. Però questa biblioteca proprio mi disturba vederla qui. Intanto c'è una nuova missione. Il mondo Costruisci una è base militare. Ce l'abbiamo. Che ci voleva? Ok, abbiamo preso 1755 da colui che abbiamo esiliato. Possiamo fare adesso finalmente la chiesa. Vediamo di metterla qui. Ok. Va bene. Intanto qui c'è un al tuo ribelle. servizio. Non possiamo ucciderlo perché non abbiamo i soldi. Allora, aspettiamo il caricamento. Ok. Adesso possiamo ucciderlo. Qui potremmo anche andare a mettere un'altra stazione di polizia, magari, ragazzi. Però vabbè. Intanto andiamo a vedere. Dunque, la soddisfazione della chiesa la aumenteremo. Dovremo aumentare anche il coso. Dunque, dove sono le proteste? Dove sono le proteste? Non riesco a vederle. Ah no, sciopero nella segheria. Che era qua. No, qua. L'acciaieria. Sciopero, corrompiamoli. Questa è l'acciaieria. Perché segheria? C'è anche una segheria a giro. Sembra l'avevo fatta, una segheria. Però non so se poi l'ho levata. O... Ah no, è qua la segheria. No, qui non sono in sciopero. Ok. Dunque, vediamo un po'. In Vediamo la. Europa sta succedendo qualcosa di grosso. Piani di battaglia, operazioni con nomi in codice, cose del genere. Da entrambe le fazioni in guerra ci sono giunte richieste di supporto. Ok, sosteniamo l'asse come volevamo con il nostro Graciana Gonzales. Andiamo a rinvitare l'asse appena possiamo. Dunque, qui abbiamo lo spazio per mettere. Vediamo se c'entra una bella casa popolare per così. No, non c'entra. Dobbiamo metterci delle case normali per così. Ok, una e due. Qui magari metteremo anche addirittura una villa. Guardate bella, girata verso i giardini. Sicuramente saranno felici. Fatto questa specie piazzettina interna. Qui andiamo a mettere qualcosa anche nell'intrattenimento appena possiamo. Ok, allora qui ci sono altri ribelli. Andiamo Posso esserti d'aiuto? a ucciderla. Yes. Ok, leviamo di torno tutti i ribelli che ci danneggiano, ragazzi. C'è un ribelle addirittura qua dentro, ero io. Forse era un ribelle, mi sembrava dalla targhettina un ribelle. Ok. Dunque siamo tornati in positivo. Adesso stiamo guadagnando abbastanza bene fra tutto. Andiamo a costruire un bel. No, il ristorante è già lì. Andiamo così. Vabbè, c'è anche la taverna vicino. Però mettiamo la taverna qui. Ok. Avian. Allora. Andiamo a vedere la soddisfazione della religione. È arrivata a 35. L'intrattenimento è ancora a 15, no, è abbassato a 15, poi dopo questa abbiamo sempre religione e abitazioni, perché abbiamo 12 senza tetto e una qualità abbastanza bassa di queste abitazioni, meno 21 per quanto riguarda la bellezza, perché se andiamo a vedere la mappa informativa della bellezza della nostra isola, vediamo che qui è molto bassa. Dunque, mettiamo dei giardini, vediamo se riusciamo a risolvere questo problema. Circondiamo la villa di giardini. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa anche di non. Ok. Andiamo a vedere adesso. Ok, adesso è gialla. Qualcuno protesta, andiamo a Un uomo per la vedere. Costruisce strada. un edificio religioso. Ok. Potremmo anche fare una missione cattolica da queste parti. Vediamo se riusciamo a incastrarla tipo qui. Ok. Allora. Un'altra missione. I nostri prodi soldati stanno Esporta combattendo 10.000 contro la rum. tirannia e l'oppressione. Chiudi, no, non possiamo perché dobbiamo produrre lo zucchero prima di esportare il rum. Andiamo a vedere se c'è l'esportazione dell'acciaio. Mamma mia, ragazzi, c'è. Dunque andiamo a levare, quindi io direi due navi dal caffè. Andiamo a metterne due
nell'acciaio. Ok, buono. Questo migliorerà ancora di più i rapporti con l'asse. Andiamo a vedere adesso se possiamo invitarla. Yes. Proviamo a fare un'alleanza. Riceverà una richiesta speciale da parte dell'asse. I Ok. nostri alleati del comando dell'asse sono pronti a dividere con noi la gloria della battaglia. Splendido! Ok, dovremo sopravvivere all'invasione. Va bene ragazzi, allora abbiamo dei carri armati, loro stanno invadendo con tre truppe, noi dovremmo essere in grado di difenderci. Ottimo lavoro! Non ha avuto alcun Ok. effetto e il paese è ufficialmente entrato in Ok, non so cosa è depressione. Ma successo. sappi che ho comunque apprezzato lo sforzo. Soluzione militare, non so cosa sia, ma soluzione militare. Questo cos'era? Era quello del rum? I nostri prodi Sì, soldati stanno con. abbandono. Ok, guardiamo se qui riusciamo a. Probabilmente no, ragazzi. Ok. Ci stanno facendo molto male questa truppa qua, non riesco a capire che problemi abbia. Dunque qui possiamo. Ah, possiamo anche potenziare questo squadrone. Dovremmo riuscire però a respingere questi stones, ragazzi. Insomma, ne abbiamo messi di edifici. Dunque, mettiamo, vediamo se riusciamo a mettere velocemente anche qualche torre di guardia. Dunque, ne mettiamo una qui, una qui, una qui. Siamo a meno 9000. Possiamo fare la costruzione rapida. E invece, guardate, ci fanno il culo, ragazzi. Abbiamo buttato giù due Tutto squadroni, ma qui? per esempio i carri armati li abbiamo levato pochissimo. Ho paura anche che questi stronzi vengano ad attaccarci direttamente a questo. Perché ora stanno attaccando la nostra segheria qua. Combattimento imposto a priorità elevata. Andiamo a portare tutti i nostri uomini lì, guardiamo se riusciamo. Non so se possiamo fare la costruzione rapida durante una battaglia, sinceramente. Ma come vedete sarà completata dopo la fine della battaglia. Ok ragazzi, sopravvivi I nostri alleati. all'invasione. Dovremmo provare a resistere, anche se abbiamo praticamente 4 uomini contro 3 carri. Cioè no, io non riesco a capire perché effettivamente le mie unità sono così deboli. Andiamo a velocizzare il tempo. Presidente, dopo approfondite ricerche abbiamo scoperto la. Ok, abbiamo la mappa completa dell'isola. Perfetto. Cos'è questo uranio? Buono. Sempre che riusciremo a sopravvivere a questa cosa. Perché una volta la feci in una battaglia in single player, cioè per la farmia, diciamo con questi. E poi mi attaccarono questo. E non mi è piaciuta per niente questa cosa. Quindi. Boh. Ora dove stanno andando? Ah, qua. Ok. Speriamo si fermino lì. Andiamo a fare ricostruisci 7002, va bene. Anche perché tanto se ci buttano giù questo è inutile sprecare tempo. È una nuova missione intanto. L'esercito? Accidenti! Mi sembra una misura. Ok, dovremo assumere due responsabili in edifici militari e andiamo a assumere un agente qui e un altro agente qui, perché no? Ok, a norma dovremmo aver completato questa missione, dovremmo avere due edifici militari gratuiti. Esatto, però non possiamo farli per adesso. Vabbè, facciamo una caserma. Facciamola qua, una caserma. Qui. Ok, e un'altra base militare. Qui. Ok. Ottimo lavoro, davvero! Meglio stare alla larga da quegli snob che si Ok. fanno chiamare diplomatici. Certo che ora dovrò stare a sentire parecchie urlate. Allora, cerchiamo di prendere un edificio gratuito nella categoria industria e prenderemo industria merci e prenderemo un conservificio. Ah, dunque dobbiamo avere prima questo. Vabbè, comunque abbiamo un'industria gratis, vedremo poi di sfruttare questo bonus. Siamo a meno 7000, stanno risalendo, però adesso a norma siamo in un'alleanza con l'asse. Come vedete possiamo solo espellerli. Abbiamo un nuovo partecipante per la gara al rumore più molesto di Tropico, la segheria Ricostruiamo. appena costruita. La Come sapete, segheria è sono stata io a riparata. detenere il titolo con Oh questo no. suono. Facciamo smetta. Prova un po' a battermi, se
Signore del crimine, andiamo a esiliarlo. Uscita Moretti. Dunque, ragazzi, io direi di mettere anche molto importante il nostro signor bacino di carenaggio qua. Qui. Che ci permetterà di migliorare le esportazioni e tutto. Quindi siamo al 70%. 70% di approvazione. Intanto abbiamo preso 1250 È dalla stata una famiglia Siriaca. manovra politica brillante. Tutti i Ok. nostri problemi ora dovrebbero essere risolti. Chissà perché, però, non lo sono per niente. Allora, più 30 rapporti con gli alleati, invio un membro della casa da rubare, invio penultimo, secondo i segnosi. Andiamo a prendere più 30 rapporti con gli alleati. Mandiamo al signor Biondinoli. Dunque, ragazzi, dunque. Felicità, 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 40, 22, intrattenimento. C'è una mappa tipo dell'intrattenimento, mi pare di no. Libertà, forse è libertà. Ok. Capisco dov'è il problema dell'intrattenimento. Andiamo a mettere subito. Dunque, qui non abbiamo messo neanche una di taverne. Ok, mettiamo una taverna qua. Un ristorante, non abbiamo i soldi, lo metteremo qui, magari. Anzi, qui. Ok, siamo a meno 11.600. Intanto sta ripartendo la nostra economia. Vediamo se abbiamo qualche esportazione interessante. Sigari, ma non abbiamo costruito la nostra fabbrica. Anche perché quella lì è un'industria beni di lusso, la fabbrica di sigari, quindi non è gratis, potevamo farla, ma ovviamente il bonus ce l'hanno dato in un'altra categoria. Qui quanta roba rimane? Una mare. Oro! Sicuramente ci farà comodo. Dunque, per quanto riguarda le tecnologie, socialismo, tangenti, contabilità, luccicante. Ok. Quindi dovremo aspettare un bel po' di mesi per avere le nostre ricerche. Io direi di fare anche un'università, ragazzi, quando abbiamo i soldi. Sempre quando abbiamo i soldi. 73% di approvazione. Mai vista una cosa del genere. Ok, infatti 72, mi ha sentito e si è riabbassata. Allora, il faro non penso abbia dei potenziamenti. No, infatti, efficacia 100 ovviamente. Ci darà importazioni e basta questo, quindi è per quello che abbiamo tante importazioni e poche esportazioni. Abbiamo un ribelle, andiamo a ucciderlo. Abbiamo 6.000, ritorniamo a meno 8.000. Ok, aspettiamo, aspettiamo. Qui quanta gente ci va? Efficacia 100. Non ci dice quanti studenti? 2 su 15, pochissimi ragazzi, pochissimi. Vediamo di costruire l'università magari in una zona tipo qua, vicino alla zona popolosa. Penso sia la scelta migliore. Comunque stanno giungendo. Ah, probabilmente il nostro discorso della scuola è anche perché tutti i cittadini che arrivano via nave devono avere un titolo di studio, se no non li ammettiamo, secondo il nostro principio costituzionale. Ah, dunque, adesso io direi di fare prima di tutto questa, non qui, ma qui, questo ristorante qua. Così. Così almeno daremo un po' di felicità ai cittadini che vivono qua. Andiamo a vedere la libertà. Ancora niente. Ok. Metteremo un altro qua magari. Dove ci sono le baracche? Qui no? Sì, ce n'è una, vabbè. Da queste parti baracche? No. Neanche da queste, perfetto. Guardate questa villa circondata dai giardini, ragazzi. Dovrebbe essere piena per quanto riguarda l'efficacia. Meno 2 bellezza ancora ci dà, vabbè. Comunque abbiamo una base militare in costruzione. Vi ricordo che l'abbiamo fatta gratuitamente questa. Qui stiamo ricostruendo questa acciaieria. Ok. Dunque, mi sembra che la situazione stia andando abbastanza bene. Si sta abbassando il sostegno popolare. Per l'intrattenimento è ancora basso, ragazzi. Questa cosa dell'intrattenimento è strana. Potremmo mettere direttamente. Dunque, io intanto direi di mettere una bella casetta normale qui, castrata. E poi vedremo di mettere magari qualcosa per intrattenere i nostri cittadini da queste parti. Ok, qui la base militare sta controllando tutto. La taverna, facciamo una costruzione rapida, dai. Ok. Mappa informativa della bellezza, facciamo una costruzione rapida anche di questo.
C'è un'ondata impressionante. Okay. Un altro tsunami. Speriamo non ci rifaccia i danni dell'altra volta. Ci ha ribaltato le mie cose. Ci ha spostato gli edifici. Vabbè. Eccola, mi arriva. Siamo vivi, Presidente. Okay. Non credevo che saremmo sopravvissuti a quell'ondata colossale. Ci ha distrutto diversa roba, ragazzi. Andiamo a fare ricostruisci tutto. E dunque, ricostruisci tutto. Presidente, tutto. Non ricercare. Stai calmo, voglio prima ricostruire tutto. Dunque, c'è davvero distrutto tanta roba, ragazzi. E allagato tanto. Guardate qui, qui, qui e qui. Penso sia arrivata qua giù. Esatto. Dunque, abbiamo anche questo giornale, cos'è? No, boh. Questo allagato, scarichiamo l'acqua e poi basta. Anche questo? Non abbiamo i soldi, ok. Dobbiamo aspettare. Aspettiamo di esportare qualcosa per risolvere, se no si risolve anche da sola, a quanto ho capito. Da 6 a 12 mesi, sì vabbè, possiamo anche lasciare una casa popolare, dai. Ok, allora, dovremmo aspettare che ricostruisca tutto intanto, ovviamente. Non ho missione. Compagno presidente, secondo il libro rosso del comunismo, il popolo non può attuare le idee della rivoluzione solo lottando contro il male. Ok, allora, dobbiamo migliorare la felicità da cibo, molto alta, diciamo, quindi, andiamo a scaricare qua. Ok. Presidente, i tropicani chiedono delle elezioni per il prossimo anno. Vogliono mostrarti quanto il loro sostegno sia incrollabile. Ragni tropicali giganti, presidente. Ok. Siamo nel mezzo di una crisi, dobbiamo agire in fretta. Allora, c'è una crisi, di quanto pare, pure mi sembra abbastanza alto il sostegno popolare. Per quanto riguarda invece i ribelli, come siamo? Minaccia ribelle basso, ribelli noti zero in questo momento. Abbiamo una sola stazione polizia, dobbiamo ricordarci anche quello. Guardiamo negli editti cosa possiamo fare. Dunque, assistenza sanitaria a pagamento, campagna di denigratorio, sostegno ai mutui, programma di alfabetizzazione. Questo non so quanto ci convenga. Sicurezza sociale, garantisce un reddito minimo. Il costo di mantenimento dipende dal numero di persone influenzate dall'editto. Andiamo a fare questo, dai. Cerchiamo di migliorare la felicità dei nostri cittadini con questo reddito minimo garantito. Guarda, 372%, ha fatto uno scatto la nostra approvazione esagerata. Buongiorno! A esiliare questa tizia. Ah, ok, degli ufficiali traditori hanno tentato di fare un colpo di stato. Ok, allora questo dovremo vedere probabilmente nel fedeltà dell'esercito. Ok, ragazzi, quindi ci sono dei problemi di fedeltà con il nostro esercito. Andiamo a vedere nelle fazioni. I militaristi ci amano, però. E non capisco. Boh, vabbè. Andiamo avanti. Dunque, tu... Buongiorno! Sei un ribelle. Cioè, tu eri un ribelle. Tra poco eri davvero. Sei già? No, proprio diretta. Ok, mi piace così. Va bene, va bene. C'è una rotta commerciale senza navi attive. Ah, perché ci hanno distrutto il porto. La rotta commerciale è quella del caffè. Vabbè, per adesso aspettiamo che ci ricostruiscono il porto. Possiamo fare anche in costruzione rapida. Vediamo se... Ok. Ormai non ci dai una nave. 1 su 3. Ok, caffè aggiungi, vai. Perfetto, il bacino di carenaggio abbiamo meno 9.000, ragazzi, dobbiamo andare a migliorare questo robo. Quindi dovremo aspettare di avere diversi soldi. Ogni porto fornisce una nave aggiuntiva, raddoppieremo il numero delle navi, quindi molto buono. Però dovremo aspettare di avere 20.000, che non è poco, assolutamente. Ok, qui c'è un altro ribelle. Saluti. Intanto. Non possiamo ucciderlo, possiamo corromperlo. Vediamo cosa succede. Allora, altra missione. I nostri amici amanti dei discorsi gridati vogliono stringere un'alleanza. Certo che esti proprio non sanno usare un tono di voce normale. Presidente, mi spiace. Ufficio doganale, molto buono.
Non so se, scusate, ma noi non siamo già in alleanza con l'asse, no? A quanto pare no. Quindi dobbiamo proprio sconfiggerli quando ci attaccano, non dobbiamo solo sopravvivere. Va bene, allora, ufficio doganale lo troviamo qua. Lo mettiamo da queste parti. Vicino ai nostri porti. Dalle parti dei porti. Ok, e dunque, meno 3.000, io direi di andare a potenziare innanzitutto gli scafi rinforzati per aumentare la quantità di merci che esportiamo. Ok. E poi iniziamo a ragionare. Qui ci sono addirittura due depositi di oro. Tanto andiamo a mettere in pausa. Voglio dare un'occhiata a cosa c'è nella nostra isola, visto che abbiamo una visuale completa. Qui non ci sono dei cosi. Ok, allora ragazzi, questa parte qua potrebbe essere un piccolo polo turistico con tante spiagge, però sarà difficile da raggiungere, nel senso lo raggiungiamo solo con una strada qua. Vabbè, vedremo di farla comunque, possiamo fare una fermata alla metro. E qui abbiamo dunque delle antiche rovine dell'uranio e basta. Ci sono delle antiche rovine comunque vicine, qui c'è dell'altro carbone, qui c'è del petrolio e petrolio, niente, e poi la bauxite, stiamo già sfruttando, quindi più o meno stiamo sfruttando tutto. Ah no, c'è anche questo blocco qui vicino che c'ha altro oro, ok. Abbiamo diverso oro, ragazzi, quindi ci butteremo sull'oreficeria. Oreficeria. Ok, continuiamo, andiamo a vedere la missione, poi La grande interrompiamo rivoluzione comunista ha avuto inizio in qui. Russia. No, 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 chi lo vuole? La Fatto l'altra grande volta, basta, rivoluzione. abbandona. Ok, ragazzi, allora, qui abbiamo caricamenti di merda, abbiamo ribelle, stavo per dire. No, ribelle. Vaffanculo. Non abbiamo più ribelle. Abbiamo meno 8.000 approvazioni del 69%. Ragazzi, dai, stiamo andando abbastanza bene in questa Baobao, in questa deserta isola. Questo perché non me lo vuoi costruire velocemente, maledetto? Dovremmo fare sicuramente un altro edificio di costruzione. Perché il nostro ufficio di costruzione. Stiamo pagando anche poco, dai, paghiamoli di più, guardiamo se riusciamo a convincerli a lavorare più velocemente. Comunque, ragazzi, dai, per questo episodio chiudiamo qua. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, lasciatemi un commento ed iscrivetevi a Sono Break2Play. infuriato! Non posso credere a quello che è accaduto! Perché io volevo Buongiorno, finire e ascoltatori! invece i ribelli Voglio stanno che vi uniate a attaccando. me Allora, nell'augurare buona fortuna al c'è. mio ragazzo Raul e ai suoi Eccolo qua. compagni che stanno per lanciare un assalto a sorpresa Allora, contro il stanno nostro attaccando la regime base militare, totalitario. Il guardate, mio guardate. cuore è con te, Boom, Raul. boom, boom. Sì, ciao Raul. Beh, la culla è fatta di amianto, comunque. Intanto uno fugge. Come posso aiutarti? Andiamo a esiliarlo. Non abbiamo abbastanza soldi per ucciderli. Tanto l'abbiamo dispersi. Ok, dicevo, mettiamo in pausa così siamo tranquilli. Per questo video è tutto. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, lasciatemi un commento ed iscrivetevi a Break2Play. Un saluto a tutti da Nicolas, ci vediamo al prossimo video.